Dare bignardi, non vi lascerò orfani. Il nonno andava matto per gli animali ed era molto competente e preparato nel suo lavoro di veterinario. Invece il babbo e lo zio Fifo, da giovani, non avevano voglia di studiare e furono mandati in collegio dai preti salesiani a Faenza. Ogni tanto scappavano, ma alla fine il babbo prese il diploma di perito agrario. La sua cultura umanistica si fermava a certi brani della Divina Commedia che recitava a memoria. Il suo verso preferito era: ed egli aveva del culo fatto trombetta. E lo ripeteva tutto contento. Scriveva però molto bene ed era grafomane, come tutti i Bignardi. Mentre la mamma, che era stata la prima della classe in italiano, scriveva solo i registri di scuola, pagine e pagine che avrebbe dovuto compilare un po' alla volta durante l'anno e che invece buttava giù in un pomeriggio, l'ultimo giorno di scuola, senza guardare come l'arrosto, con la sua grafia meravigliosa. Anche il babbo aveva una bella grafia, tutta svolazzi e inclinati, mentre io e mia sorella l'abbiamo orrenda. Donatella dice scherzando che è indice di seri problemi psicologici, e magari ha ragione. Il babbo invece di studiare preferiva giocare a carte, così nel 33, 19 anni, partì per Genova come soldato volontario con la ferma di 2 anni. Nel settembre del 35 era a Bengasi, in Cirenaica. Dopo pochi mesi lo mandarono a Massawa, in Eritrea. Tornò dall'Africa dopo un anno e durante la guerra andò in Croazia. Raccontava che nel viaggio la sua nave naufragò e lui si salvò raggiungendo la costa, nuotando per qualche chilometro. Ne parlava con naturalezza, mentre a noi quella storia faceva molta impressione e lo immaginavamo rischiare la vita arrancando tra i flutti. Quando si parlava di Africa, gli si inumidivano gli occhi, alludeva in tono nostalgico a spettacolari ragazze eritree e ad amici scomparsi, ma non ha mai raccontato nulla di preciso. Era stato un fascista convinto, ma ripeteva frasi generiche come «la guerra è una brutta cosa». Oppure, l'errore di Mussolini è stato quello di allearsi con Hitler ed entrare in guerra, senza mai dire niente di quello che in guerra aveva visto o fatto lui. Teneva in veranda un album relegato in pelle con bellissime foto di animali esotici, ragazze a seno nudo, beduini e cammelli. Da bambina lo sfogliavo senza rendermi conto che nelle pagine finali c'erano immagini di cimiteri, forche e cadaveri. Dare Bignardi, non vi lascerò orfani.